La sirena segnala l'emergenza e la macchina operativa si mette immediatamente in moto. Questa volta si tratta di una simulazione, ma che prepara i vigili del fuoco a intervenire in molteplici tipologie di incidenti, tutto nell'ambito di una importante e complessa esercitazione in Italia, organizzata dalla Direzione Centrale per l'Emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in sinergia con le unità cinofile della Polizia di Stato, il personale del 118, della Croce Rossa e della Protezione Civile Regionale. Le attività si articolano in ambiti di scenario differenti per posti di comando e manovre in campo in diversi siti distribuiti sul territorio della Puglia. A Bari, nella sede del comando provinciale, due simulazioni di incidenti stradali con applicazione di manovre di primo soccorso e impiego di attrezzature tecnologiche di intervento idonee per le nuove tipologie delle autovetture in circolazione. In quest'ambito preciso è un ambito legato all'incidentistica stradale, dove praticamente estrichiamo la persona ferita e la lasciamo ai sanitari. Subito dopo che finirà questa esercitazione, tutti i due gruppi che hanno partecipato a questa, diciamo, a questo ambito esercitativo saranno messi in aula, perché faremo una specie di retraining di tecniche di primo soccorso sanitario, proprio per rinforzare tutta la manovra effettuata. Quali sono le novità nell'ambito di queste attività che state svolgendo? Allora, le novità sono legate esattamente sull'uso di attrezzature innovative, che in realtà non ne abbiamo quasi tutte a disposizione, ma ne abbiamo praticamente un paio, fra vari cesoie, divaricatori e seghetti elettrici. Quanto dureranno queste attività? Questa attività dura per 4 giorni di seguito, la ripetiamo quindi per 4 giornate, fino al credo venerdì 19. Venerdì 19, e tutte in quest'ambito la stessa. Invece negli altri ambiti sono interessati praticamente le nostre forze di tutta la regione per quanto riguarda i vari nuclei SAF, quindi soccorritori acquatici, NBCR e anche per ricerca persone.